Uno sport da combattimento, il contatto tra i due atleti è totale. La chiamano arte delle otto armi perché consente ai contendenti di utilizzare sia i pugni che i calci, ma anche le gomitate e le ginocchiate. In tutto otto le parti del corpo coinvolte. È la Thai Box o la boxe thailandese. Il campione del mondo è un francese, si chiama Jean-Charles Kaborski. A San Giovanni Rotondo ha spiegato ai giovani delle scuole che lo sport è fondamentale, capace di farti affrontare meglio le avversità della vita. Anche in quelli apparentemente violenti ci sono delle regole che vanno rispettate. Penso che sia uno sport molto bello, ha una bellezza perché comunque mi ha fatto conoscere anche superare il dolore e avere anche una confidenza in me stesso. Lo sport è capace anche di cambiare il mondo, dicono gli organizzatori, mutuando una frase di Nelson Mandela, storico presidente del Sudafrica, recentemente scomparso. Il messaggio che voglio dare alle famiglie è di far avvicinarsi i ragazzi a praticare arti marziali perché è uno sport individuale, uno sport di contatto che aiuta veramente tanto nella formazione psicofisica dell'atleta.